Il senso di questa operazione è quello di condividere, di informare, di mettere in comune all'interno del collegio docenti informazioni su quello che sta succedendo. Questo lavoro, questo spazio di 6-7 gruppi, adesso sono gruppo di sostegno, ha previsto un'articolazione abbastanza complessa, quindi vediamo come riusciamo a stare nei tempi, comunque 5-6-7 minuti di tempo per ogni gruppo. Per cui intorno al massimo alle 4:30 dovremmo aver finito e a quel punto io farò proprio pochi minuti di considerazioni conclusive e soprattutto di proiezione del lavoro verso maggio, quando dovremo portare a termine quest'altra puntata del nostro progetto. Qui su questo computer trovate la scheda che state vedendo, quindi ogni gruppo poi il coordinatore magari prenderla, e su questa scheda sono sintetizzati. Comunque, su questa scheda sono sintetizzati i passaggi che si dovrebbero realizzare da qui a maggio. Non possiamo, come dire, porre delle scadenze, cioè dire a quale punto dobbiamo arrivare oggi, perché innanzitutto abbiamo verificato nei report che i vari gruppi ci hanno mandato in questi giorni che i punti di partenza sono diversi, i punti di partenza del lavoro di oggi, perché ogni gruppo ha avuto una più riunione disciplinare, ha fatto o non ha fatto, è arrivato a un certo punto del percorso precedente. Per cui questa scheda supporterà il lavoro che i gruppi affronteranno per il corso di tutto l'anno. Mette in sintesi le cose che Simone e Sara ci hanno usato precedentemente, quindi i passaggi su cui loro hanno fatto riferimento. Chiaramente per quanto riguarda oggi, ogni gruppo farà quello che riuscirà a fare. Chiediamo però la cortesia al termine della giornata, comunque nei prossimi giorni, di farci avere una sintesi, cioè di farci avere la parte compilata di questa scheda perché possa essere collocata come sempre nell'ambito della documentazione. 10 minuti finali della giornata sono per mettere a fuoco le fasi successive, quelle che oggi non concluderemo. La faccio scorrere rapidamente. Le informazioni iniziali, così tanto per riuscire a orientarci su chi ha prodotto questo lavoro, quale competenza è stata scelta, come si colloca all'interno del percorso didattico, la descrizione della situazione che il gruppo pensa di costruire, la situazione problematica, si inserirà poi in questo spazio la rubrica, si indicheranno le sequenze, i momenti cruciali dell'attività e poi le informazioni sulle modalità di valutazione, gli ultimi punti ai quali il suo collega ha dato riferimento. Quindi, se preferite, vediamo in cartaceo, altrimenti potete finire di qua. No, l'ho detto, non tutto oggi. Questo è il supporto per il lavoro di tutto l'altro, quindi credo perlomeno. Quindi, alla fine della giornata, nei prossimi giorni ci riserviamo la parte che oggi ho iniziato. Ambiziosi, nel senso che avremmo deciso di lavorare su tutte e tre le classi, facendo un progetto per la prima, un progetto per la seconda e un progetto per la terza. Questo perché così ci si poneva il problema di valutare le competenze, ci si domandava come in qualche modo compilare in modo più consapevole quella parte della scheda, e la risposta è stata: visto che abbiamo questo, allora almeno riusciamo a dare un voto per la prima, un voto per la seconda, un voto per la terza. Allora comincio dal lavoro. Allora, per quello che riguarda la terza, il lavoro in realtà è già abbastanza avanti, perché si tratta di un'unità didattica di laboratorio tecnico-scientifico nella sua parte matematica e tecnologia, che è un lavoro che parte immediatamente, nel senso che parte il secondo trimestre, era necessario lavorare abbastanza, insomma, speditamente. Quindi avevamo già lavorato usando un po' quel modo nelle settimane, in queste settimane.
Le classi coinvolte sono tutte e quattro ovviamente le classi terze, abbiamo stabilito che si lavorerà sulle due competenze, una la competenza di comunicare e l'altra è reperire dati, informazioni, la settima, quella con quel titolo grosso e lungo, la seconda non è per la terza. Quindi le competenze indagate sono acquisire, interpretare informazioni e comunicare. Il compito autentico, l'idea era quella di far costruire ai ragazzi un prodotto consistente in una pubblicazione, che sia una pubblicazione tipo ebook o una pubblicazione, una presentazione su una team, ancora non abbiamo ben deciso. O altro da destinare a ragazzi che devono orientarsi nella scelta del proprio percorso di studi superiore e vogliono sapere qualcosa di più sulle professioni legate al porto. L'idea è quella di una prima parte nella quale i ragazzi dovrebbero in qualche modo capire come è fatto il porto, conoscere il porto, com'è, com'era, l'utilizzo della cartografia, per cui ci sarà immediatamente la prima attività, è prevista un'uscita in porto con una cava, una pianta e la possibilità quindi di capire come è fatto e quali strutture sono posizionate sulla carta, le diverse strutture. Le due competenze sono una comunicare e l'altra acquisire e interpretare informazioni. Quindi la prima parte è più di conoscenza, la seconda parte e nella parte di conoscenza sono previste tutte queste uscite con il Genoa Work Center che abbiamo intenzione di condurre non a classe, ciascuna classe farà tutte le uscite, ma a classi aperte, cioè ciascuna uscita verrà fatta da gruppi di ragazzi provenienti dalle quattro terze. In modo che poi ciascuna terza abbia in qualche modo come suo patrimonio tutte le uscite e quindi tutte le professioni. Abbiamo in qualche modo individuato 5 ambiti di lavoro, più uno, 6 diciamo, che sono essenzialmente le professioni legate al porto turistico, le professioni legate alle vecchie professioni ancora attuali, il rimorchiatore, gli ormeggiatori e così via, il porto commerciale e quindi terminal, il porto inteso come cantieristica, bacini, il porto inteso nelle sue parti invece di più tecnologiche, quindi l'istituto idrografico della marina, la strumentazione, l'ARPAL e così via. Abbiamo poi identificato un sesto gruppo che io chiamo i marittimi, ma qualcuno mi ha detto che non dovrei chiamarli così, ma le professioni di chi sta a bordo delle navi e parte per lunghi periodi, poi torna e così via. Per ciascuno di quindi questi ambiti è previsto un incontro con uscita in porto. Per quello che riguarda questo gruppo di professioni invece più legate allo stare sulla nave, c'è l'idea di fare quel lavoro sull'adozione di una nave ad hoc shock. Non abbiamo ancora, effettivamente ancora stiamo lavorando sia sulle rubriche, c'è una proposta, così come sulla valutazione, siamo ancora in fase di lavoro, diciamo, non abbiamo ancora, però stiamo essenzialmente lavorando in progress, in divenire e sta andando. Questo per quello che riguarda le classi terze. Posso dire una cosa? Sì. Non vorrei. Cioè, questo discorso ha come finalità anche quello della scelta della scuola superiore? Sì. No, perché sì. Appunto, perché visto che io mi occupo dell'orientamento. Mi interessava sapere più o meno quando prevedevate queste visite, perché ora come ora, poi tutti gli anni lo prorogano, ma ora come ora la scadenza per l'iscrizione è il 31 gennaio. Lo so, diciamo che l'idea non era di un passaggio immediato, perché altrimenti dovremmo fare questa attività probabilmente il primo trimestre ovviamente. In realtà il laboratorio tecnico scientifico, matematica e tecnologia si fa il secondo trimestre, quindi questa è stata il suo posizionamento nel nostro curriculum. Non è una cosa così immediata, nel senso che ovviamente se tutti i ragazzi non è
è semplicemente l'idea di dire in porto, in fondo è un certo quadro sconosciuto, non abbiamo, e quindi sì, c'è un'idea di anche di andare a indagare quelle che sono le professionalità legate al porto, anche con un'ottica, come dire, orientativa. Sì, sì, no, perché si poteva vedere anche di collegarli e renderli magari più efficaci e più efficienti, ma questo va al di là poi. Magari per l'anno prossimo ci possiamo anche ragionare sul fatto di provare a fare. Il problema è anche che non è, nessuno di noi credo abbia pensato a un'attività da fare il primo trimestre, perché ovviamente oggi siamo al 30 di novembre ed era proprio impossibile. Niente vieta però che per l'anno prossimo possiamo assolutamente prendere questa come una assolutamente. Come è venuto fuori il discorso, mi sembrava utile. Ho sentito parlare di nuovo di classi aperte. Allora, io scusate, però vi chiederei di cercare almeno, se proprio è imprescindibile questa scelta di fare la classe aperta, come mi avete già ampiamente spiegato tutti quanti, e pare che io fossi l'unica non l'abbiamo capita. Vorrei chiedervi almeno di mantenere la stabilità dei gruppi che si sono costituiti all'interno dei gruppi di Cineforum, perché comunque all'interno delle attività delle classi aperte, ribadisco, può darsi che uno abbia avuto la possibilità di lavorare dentro a un percorso, ma ce ne sono almeno 4-5 che sono rimasti fuori dei ragazzi difficili, e questo è pesante. Allora l'attività, forse non mi sono spiegata bene, ma l'attività classi aperte in questo caso, questo progetto, questo percorso è diciamo così ridotta all'attività dell'uscita, nel senso che l'idea è che nell'uscita una, una classe non va tutta a vedere i rimorchiatori, una classe non va tutta a vedere il terminal traghetti, una classe non va tutta a vedere l'istituto idrografico della Marina, ma un gruppo di alunni per ogni classe va a vedere ciascuno di questi ambiti di lavoro, per poi poter in qualche modo riportare alla classe la sua esperienza. In questo modo avremo, come dire, delle classi che in qualche modo riescono a essere esperte di tutti e 5 gli ambiti lavorativi invece che di uno solo. Questa è stata, come dire, la scelta che è stata fatta nel nostro caso. Devo dire che ci è sembrato un valore aggiunto alla classe il fatto di poter in qualche modo toccare tutti gli ambiti lavorativi e non uno solo, come era successo l'anno scorso. Forse ci sbaglieremo, te lo diremo alla fine del percorso, nel senso che alla fine del percorso, se questa cosa qua risulterà effettivamente disgregare la classe, tenere fuori coloro che sono già in difficoltà eccetera, teniamo conto quando faremo un monitoraggio di questo aspetto sicuramente. Il superamento tendenziale dell'unità classe è un obiettivo da decreto, non solo da progetto, quindi noi comunque volentieri alla fine dell'anno o del biennio dobbiamo rendicontare su quali sono stati i percorsi anche parziali, minimi o massimi che abbiamo fatto in questa direzione. Non possiamo viverla come un peso, è un obiettivo significativo sul quale dobbiamo lavorare, non improvvisare. Ma bisogna che ce l'abbiamo ben presente, il superamento non vuol dire superamento definitivo, ma immaginare nei nostri percorsi delle aggregazioni altre rispetto a quello della classe come occasione di incremento del potenziale formativo che noi esprimiamo, bisogna che lo facciamo, non che quando ci capita così non è casuale, cioè, andiamo sulla visione, noi se no. No, ci dovremmo inventare proprio delle cose su punto. Allora, andando a ritroso, per le classi seconde abbiamo pensato di lavorare anche qua su un'unità didattica presente, un'unità didattica tra virgolette nuova, nel senso che l'anno scorso è stata sperimentata sulle classi terze dell'anno scorso, quest'anno viene strutturata in qualche modo in maniera più consapevole. Per le classi seconde invece l'idea è quella di lavorare su un'unità didattica che già esiste, che è l'unità didattica acqua, che è un'unità didattica che in questa scuola ha una storia direi ormai decennale. L'idea è quella, anche questa, di prenderla, riattualizzarla, soprattutto direi ricondividerla, perché ci sono molti
di noi nuovi che l'hanno fatta poco, addirittura non l'hanno fatta per niente, quindi riprovare a condividerla e provare a guardarla con gli occhi delle competenze, con gli occhiali della competenza. Allora, in questo caso le competenze che abbiamo, la competenza che vorremmo osservare è individuare collegamenti e relazioni. L'idea è quella di fare uno studio dell'alluvione come fenomeno in parte antropico naturale, per dominarne la sua complessità, sviluppando una sensibilità al problema, la comprensione dei fenomeni con tante variabili e così via. L'idea è quella di studiare il caso, ovviamente, della Val Pisagno, chissà per quale motivo. Sono previste uscite, sono previste attività di sperimentazione, l'idea è quella che i ragazzi arrivino in parte a dominare un modello matematico che in qualche modo spieghi il concetto di rischio. Per quello che invece riguarda la classe prima, il lavoro è molto più indietro, nel senso che è stato l'ultimo che abbiamo affrontato, vorremmo affrontarlo nel terzo trimestre, quindi abbiamo un pochino più di tempo forse per lavorarci sopra. L'idea è quella di introdurre un'attività in compresenza scienze e tecnologia. Normalmente tecnologia lavora in compresenza con durante le ore di matematica, per quello che riguarda spesso i contenuti, a parte misure forse, però direi spesso i contenuti di matematica. L'idea è quella di capire se riusciamo a costruire un'unità didattica che invece riesca a mettere insieme scienze e tecnologia. L'idea, la competenza sarebbe quella dell'agire in modo autonomo e responsabile. L'idea è quella di lavorare sulla storia delle cose, degli oggetti, dei materiali, andando probabilmente a focalizzarsi sullo studio di un particolare materiale, per poi quindi il ciclo di vita di un materiale, come l'idea era quella di focalizzarsi sulla carta. In realtà è tutto in divenire, nel senso che eravamo stanchi, dico la verità, eravamo stanchi e c'eravamo molto spremuti le meninci prima, e quindi su questa ci siamo lasciati un po' con un po' meno certezze e con un po' più da lavoro da fare a casa. Allora, noi siamo andati nell'elaborazione del lavoro solo fino a un certo punto. E il nostro gruppo parte ha delle difficoltà oggettive, dato il fatto che all'interno del nostro dipartimento abbiamo tre dipartimenti, abbiamo tre lingue diverse, e quindi è difficile a volte, è difficile, quasi impossibile, cercare di creare un curriculum che sia veramente comune a tutti gli effetti, però riusciamo, discutendo tra noi, a progettare percorsi che siano in qualche modo compatibili dal punto di vista della riflessione comune, e quindi nel tentare di definire alcune pillole metodologiche, alcuni aspetti metodologici che possono essere condivisi da tutti e tre i docenti, da tutte e tre le lingue, da insegnanti di tutte e tre le lingue. E quest'anno abbiamo, il nostro gruppo è stato portatore di grandi novità rispetto agli anni precedenti, perché stiamo progettando percorsi nuovi CRIL in tutte e tre le lingue, e quindi questo ci permette di confrontarci su questa metodologia, che è una vera qualsiasi metodologia. Ovviamente avremo percorsi diversi, perché sono francese, francese si occuperà di alcuni aspetti di civiltà della storia della geografia. Una su un percorso individuale a stazioni, quindi la
capacità di esecuzione, di ascolto, di partecipazione appunto all'attività stessa, un gioco di squadra che ovviamente metterà in risalto le capacità di collaborazione e un'attività particolare dove ai ragazzi sarà chiesto, dati alcuni elementi fondamentali del carattere motorio, sarà richiesto di creare, di ideare e poi realizzare un circuito di lavoro. In realtà abbiamo anche ipotizzato che si possa valutare la capacità di progettazione, anche se naturalmente in un modo estremamente mirato e specifico, però ci riserviamo eventualmente alla fine del trimestre, quindi avendo in mano insomma dei dati su quanto è stato fatto, di eventualmente decidere di poter esprimere una valutazione anche su questo punto. Abbiamo realizzato una rubrica, diciamo abbastanza dettagliata, questa casa è già pronta, direi che insomma è definita, quindi potrebbe essere messa in uso. Volevo eventualmente le dimensioni che sono state da lei, la competenza, abbiamo detto, collaborare e partecipare. Le dimensioni sono ascoltare ed essere presenti, eseguire, prendere parte, condividere attività e relazioni. Questi sono i tre aspetti che del collaborare e partecipare vorremmo occupare. Ci sono dei criteri insomma, che sono ovviamente correlati alle dimensioni e infine una serie di anni, sono 15, quindi un'osservazione speriamo sufficiente per creare effettivamente le possibilità di una valutazione e al tempo stesso speriamo ugualmente sostenibile da parte nostra, insomma, cioè da parte dell'osservatore che poi dovrà utilizzare. Le altre, come vedete, non sono distinte per livelli, o meglio, i livelli sono rappresentati dai numeri. Ad ogni numero in fondo alla tabella trovate il significato, quindi il livello è dato dall'ancora, poi giudicata, valutata in quattro livelli, con un sì, con un sì parziale, un no parziale e un no. Pensiamo questo sia, abbiamo pensato a questo sistema per ipoteticamente rendere più facile la registrazione da parte dell'osservatore. Questa era l'unica cosa, non so di particolare, ovviamente, che poteva essere. Non so fino a che punto sarà effettivamente utile, ma lo sapremo dire alla fine, però abbiamo voluto provare questo sistema. Per quello che riguarda la classe terza, come avevamo già anticipato, continueremo il lavoro praticamente svolto l'anno scorso, quindi sulla competenza comunicare, vista naturalmente dal nostro punto di vista per le scienze motorie, quindi comunicare con il corpo. L'unità didattica sarà all'interno del laboratorio espressivo che occuperà tutto il terzo trimestre, anche di più, ma sicuramente tutto il terzo trimestre del terzo. Anche qui ipotizziamo il lavoro di osservazione su due terzi per poter avere la possibilità di avere un'assistenza, insomma, sia per il lavoro pratico che comunque in palestra è particolarmente complesso, insomma, con 23-24 ragazzi da far lavorare, sia naturalmente per le osservazioni che per le riprese video. In questo caso per la terza abbiamo sempre pensato alla ripresa video, che si pensava soprattutto di utilizzare poi per far rivedere ai ragazzi se stessi nel lavoro svolto in palestra, nell'esercitazione. E attraverso questa visione, autovisione del lavoro svolto, attraverso un questionario poter promuovere, perlomeno insomma ipotizzare, tentare un'autovalutazione da parte anche dei ragazzi, oltre naturalmente poi alle schede di osservazione degli osservatori, degli insegnanti e il lavoro effettivamente realizzato. Il lavoro dovrebbe durare praticamente quasi tutto il terzo trimestre. L'osservazione che andiamo a fare sulla capacità di relazionarsi con l'altro attraverso il corpo,
quello che noi tecnicamente tra di noi chiamiamo contatti, che era d'altra parte lo stesso identico tema dell'anno scorso. L'anno scorso eravamo riusciti a fare un'osservazione attenta e significativa solo su quattro persone scelte ad hoc, insomma, con determinati criteri. Quest'anno l'obiettivo è quello di poter realizzare un'osservazione su tutta la classe che lavora. Anche noi non abbiamo un'utenza da far vedere, perché siamo stati molto discutere. Il motivo della nostra discussione nasce innanzitutto dal fatto che il nostro lavoro insieme è partito lo scorso anno in modo tutto sperimentale e soltanto quest'anno è partita a sistema, per cui di pregresso abbiamo un'unità didattica che è quella che abbiamo realizzato lo scorso anno proprio per competenze. Quindi ci siamo molto interrogati sugli aspetti problematici che erano emersi da quell'unità didattica per a porre dei correttivi, e quindi direi che i correttivi che abbiamo identificato sono legati proprio a una questione di procedure. Se vi ricordate, abbiamo presentato un'unità sulla costruzione degli strumenti musicali, l'anno scorso avevamo focalizzato il tutto sulla creatività. Però i risultati che attesi avevano mancato, e soprattutto per una poca attenzione da parte nostra sulla manualità. E così quest'anno abbiamo pensato di rivedere il percorso sulla base proprio dell'uso dei materiali e delle tecniche, affiancando i momenti di approfondimento sugli strumenti, partendo da momenti molto semplici di realizzazione per via via andare di seguito verso quello che sarà il momento finale della progettazione su carta e della realizzazione di uno strumento di fatto. La competenza quindi identificata è progetto. Nello stesso tempo stiamo lavorando su una unità in prima che è in divenire e che riguarda la relazione tra i codici della musica e dell'arte, ossia tra il suono, il segno e il segno e il suono. In entrambi i casi, cioè nel primo caso dell'unità didattica sugli strumenti musicali, rivedremo gli strumenti valutativi, quindi la rubrica e i questionari che abbiamo sottoposto ai nostri alunni lo scorso anno. Abbiamo intenzione comunque di presentare il lavoro a tutte le classi seconde e identificare dei piccoli gruppi all'interno di ogni classe per poter, diciamo, lavorare, indagare sulla cosa. In prima il lavoro è tutto in divenire e quindi siamo un po' in sospeso. Comunque abbiamo identificato come competenza da indagare, collaborare e partecipare, anche perché in qualche modo ci siamo resi conto che il lavoro dello scorso anno da parte dei nostri due gruppi un pochino è stato metabolizzato, quindi fin da subito abbiamo iniziato a documentare il lavoro e sono emerse delle riflessioni proprio sulla documentazione video che ci hanno fatto scegliere proprio questa competenza. Con questo qua mi metto.